Cioè, però Gasperini non è stata la solita Atalanta, non è stata l'Atalanta che siamo abituati a vedere. Che cosa è mancato? Oh, una brutta prestazione, bisogna riconoscere e sapere che quella di oggi, soprattutto per tanti aspetti, primo tempo sul piano tecnico in attacco abbiamo fatto troppo poco per quanto ha prodotto la squadra, che ha giocato praticamente in una metà campo. Abbiamo preso gol la prima volta che ha messo piede nella nostra area, anche se c'è un episodio molto, molto dubbio su questo fatto che nuovamente ci penalizza. E siamo riusciti a recuperare e poi dopo abbiamo lasciato spazio e secondo tempo nel finale tanta confusione, e anche nella confusione non siamo riusciti a trarre il meglio. Credo che dobbiamo recuperare prima di tutto l'organizzazione di squadra, e un po' questa è una prestazione che ti abbassa di molto le prospettive alte di campionato. Prima cosa devi pensare a ritrovare una certa compattezza, una certa capacità di gioco. Ecco, una sconfitta che fa tanto tanto male. Per il modo, perché ci abbiamo messo veramente tanto di nostro. E anche il fatto di rimanere in 10 ci ha levato ogni possibilità di, anche se poi siamo riusciti a recuperare. Ho la sensazione di giochiamo un po' con poca, in alcuni ruoli con poca attenzione, più per andare in avanti sfruttiamo poco le fasce, andiamo molto in mezzo, facciamo molta confusione centralmente, perdiamo molti palloni, e questo è un compito mio, dover recuperare un certo equilibrio, certe geometrie della squadra. Qualcosa da recriminare sul primo gol del Cagliari, perché sembra evidente il fallo di mano? Sembra evidente a tutti, ci sono le immagini, è chiaro che non lo può vedere l'arbitro, non lo può vedere dalla panchina, però questo è un episodio da VAR e diventa difficile comprendere la decisione del VAR. Adesso c'è la Fiorentina, anche loro sono reduci da una sconfitta in casa contro la Lazio, avversario diverso, però insomma voglia di rivalsa sia nell'Atalanta che nella Fiorentina, e la gara è secca. È secca, con in palio una qualificazione a un'eventuale semifinale che sarebbe molto importante, partita difficile per tutte e due le squadre. E niente, quindi arriva al momento giusto per cercare di riscattare quella partita di oggi.